Oroscopo Scorpione per il mese di giugno 2021. Il motto di questo mese è fallo ad ogni costo, ma prima di passare all'oroscopo vi suggerisco di guardare la mia playlist Astrologia, dove potete trovare tutto l'oroscopo dell'anno 2021. E vi consiglio anche la playlist Enneagramma, dove potrete scoprire la vostra personalità tra le 9 personalità iscritte in un cerchio e magari anche quella del vostro partner o dei vostri amici per migliorare le relazioni con loro. Per chi non mi conosce, nel mio canale trovate video su risveglio ed esoterismo, Enneagramma, le 9 personalità, salute e benessere naturale, energia sessuale e tanto altro. Quindi iscrivetevi al mio canale, lasciate un like e condividete i miei video con i vostri amici. Per informazioni e consulenze, la mia mail è isabel.legrand@libero.it. Sono presenti anche gli abbonamenti di sostegno al mio canale. Bene, torniamo allora all'oroscopo. È un grande mese, partiamo dal 3. Venere entra nella nona casa e raggiunge Marte. La nona casa riguarda ciò che potete imparare, gli studi, le conoscenze di alto livello, quindi se volete potete approfondire qualche materia che vi interessa, dedicarvi a uno studio, a qualcosa di nuovo. Iniziate, iscrivetevi a un corso, comprate dei libri, è il momento ideale. La nona casa poi è anche la casa dei vostri ideali profondi, del vostro viaggio spirituale ed anche dei viaggi in terre straniere, dei viaggi in senso fisico. Quindi questa Venere porta fortuna, porta delle buone opportunità per questi viaggi in entrambi i sensi, quindi sia nel senso dei vostri ideali, dell'io credo, dell'approfondimento del vostro viaggio spirituale, sia per i viaggi che volete fare fisicamente alla scoperta di qualcosa di lontano e qualcosa di nuovo, esotico. Poi il 10 del mese abbiamo un'eclissi di sole nell'ottava casa, che è la vostra casa, in cui abbiamo anche Mercurio e il Sole. L'energia di un'eclissi dura 6 mesi, quindi è un'energia che in questo caso si protrae fino a fine anno. Il messaggio qual è? È quello di lasciare andare le vostre difese, lasciare andare i muri che avete costruito per nascondervi, quindi mostratevi un po' di più. L'ottava casa è la casa delle cose nascoste, dell'intimità. Lasciate intravedere un po' di più del vostro vero sé agli altri, scopritevi, venite fuori un pochino di più e vi sentirete più connessi un po' al mondo che vi circonda. Poi il 12 del mese Marte entra nella decima casa, la decima casa della carriera, del lavoro, dello status sociale, di quello che voi volete fare nel mondo. E quindi Marte è azione, energia, iniziativa, quindi prendete iniziative nel campo del lavoro e nella vostra carriera. Decidete cosa volete fare e portatelo avanti. Marte in questo senso vi dà un forte sostegno. Poi passiamo al 21 del mese. Il Sole raggiunge Venere nella nona casa, quindi quella nona casa di cui abbiamo parlato prima. E Venere è ottimo per una relazione con qualcuno che ha degli ideali in comune con voi, qualcuno con cui avete una forte connessione spirituale. E è un ottimo momento anche per fare amicizie, per creare gruppi con persone con cui avete veramente qualcosa in comune, non di superficiale, degli ideali, un credo comune. Poi dal 23 del mese Mercurio
sempre nell'ottava casa, assume moto diretto. Prima aveva moto retrogrado, il che voleva dire che non era momento di prendere nuove iniziative, ma solo di completare progetti già iniziati. Adesso dal 23 potete prendere iniziative, fare trattative, stipulare contratti, quindi è il momento giusto. Poi il 24 del mese abbiamo una luna piena nella terza casa insieme a Plutone. Quindi la terza casa riguarda le vostre capacità comunicative, le comunicazioni veloci, la tecnologia e il vostro ambiente più prossimo, le amicizie più prossime. E domandatevi se nel vostro modo di comunicare c'è qualcosa che non va, che magari va cambiato, quindi implementate le vostre abilità comunicative, miglioratele. E la terza casa è anche la casa della vostra intelligenza, della vostra attività mentale. Se per caso non riuscite a trovare pace perché rimuginate troppo, potete anche cercare di sistemare questo aspetto, di calmare un attimo questo mentale che rimugina e dedicare le energie mentali, diciamo, alle cose che servono senza sprecarle, ecco, in questo continuo rimuginare. Poi, per quanto riguarda la posizione di Giove e di Nettuno, si trovano nella quinta casa questo mese, quindi è un momento ottimo per tutto ciò che riguarda la vostra creatività, quello che vi piace fare, quello che vi diverte davvero fare. Quindi Giove vi porta una grande fortuna, è un aspetto super positivo, quindi potete esplorare la vostra creatività e cercare quella che è la strada a voi più congeniale, date un'espressione alla creatività e vedrete che ne trarrete grande gioia, grande piacere, grande soddisfazione. Bene, allora per l'oroscopo di questo mese è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video.